875, favoritissimo è Soleil du Fossé, tanto in Francia quanto in Italia, e si parte per la seconda di Lione. Preluge vede che prova ad andare in vantaggio, c'è già un concorrente che galoppa selvaggiamente, dovrebbe essere Amour Bocagne, in vantaggio è Trasculdeco che passa a condurre, la squalifica per Amour Bocagne, seconda posizione per Supervisor, in terza posizione si avvicina la coppa di testa il numero 9, Preluge Deux con all'esterno Soleil du Fossé, in giubba bianca, poi ancora Passantois e via via tutti gli altri con Puto di Vivier in coda, curva di destra con Soleil du Fossé che prova ad andare in vantaggio e a superare Trasculdeco che lascia via libera al favorito al comando, quindi Soleil du Fossé nei confronti di Trasculdeco in terza posizione all'esterno per Luigi Detto, ha superato Supervisor, avvicinato all'esterno da Passantois, quindi gli altri tutti molto raccolti alle spalle del leader, la sconfitta per Amour Bocagne numero 1. Siamo ormai in vista della seconda curva e al comando passa a Prodigere che supera il numero 8 Soleil du Fossé che viene apparigliato da Passantois, in quarta posizione retrocede Trasculdeco che viene avvicinato adesso da Quickly Paris con Supervisor all'interno, poi ancora in coda passaggio davanti alle tribune, Passantois che passa al comando, Soleil du Fossé che non lo perde di vista, in terza posizione a questo punto retrocede Preluge Deux che viene avvicinato da Trasculdeco, poi Supervisor, ancora Quickly Paris, le due giubbe gialle, una all'interno, l'altra all'esterno, dietro a Quickly Paris, numero 2, Rermutan, in coda, Pluto de Villiers, continua in vantaggio all'attacco della penultima curva, passa in vantaggio sulla penultima curva Soleil du Fossé che si ritrova all'esterno Preluge Deux, in terza posizione all'interno Passantois che viene avvicinato da Quickly Paris che sta sempre avanzando a Trasculdeco che è avvicinato a sua volta da Rermutan, retrocede Supervisor con all'esterno che arriva in coda Pluto du Vivier con i concorrenti che sono in vista della piegata conclusiva con il favorito Soleil du Fossé che è pressato all'esterno da Preluge Deux, in terza posizione figura Passantois con al fianco Quickly Paris, dietro a Quickly Paris Rermutan, all'interno di Rermutan rimane Trasculdeco, gli altri a ridosso staccato ancora a Pluto di Vivier, cavalli che stanno per entrare in dirittura d'arrivo, Preluge Deux che attacca Soleil du Fossé, Soleil du Fossé che si difende, si gira per Reggio Valdestan per controllare la situazione, Passantois che cerca il marco all'interno, poi Quickly Paris a largo di tutti che la arriva nel finale, Soleil du Fossé che vince in mano praticamente, si prova Quickly Paris ma controlla Soleil, terzo posto per Passantois. Vittoria